Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. In apertura, come di consueto, il bollettino inerente al coronavirus nella nostra regione. Sono 25 nuovi casi di Covid-19 registrati in Abruzzo nelle ultime 24 ore. Rispetto a 7 giorni fa, l'aumento è di 128 casi, molti dei quali legati ai focolai dell'Aquilano. Sempre nell'ultima settimana non ci sono stati decessi per Covid, mentre sono in calo i ricoveri in ospedale. Il servizio. Sono 25 i nuovi casi di positività al Covid-19, di età compresa tra 1 e 84 anni, registrati nelle ultime 24 ore, mentre il numero dei pazienti deceduti resta fermo a 472. Sono complessivamente 3.853 i casi di positività al coronavirus registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 2.910 dimessi guariti, più 8 rispetto a ieri, di cui 15 che da asintomatici sono diventati asintomatici. E 2.895 che hanno risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi. Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi il numero dei dimessi guariti e dei deceduti, sono 471, più 17 rispetto a ieri. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 162.483 test. 32 pazienti, meno 1 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, uno, invariato rispetto a ieri, in terapia intensiva, mentre gli altri 438, più 18 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Del totale dei casi positivi, 481 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, più 20 rispetto a ieri, 920 in provincia di Chieti, più 1, 1704 in provincia di Pescara, più 4, 715 in provincia di Teramo, più 1, 31 fuori regione, dato invariato, e due per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. E si precisa che dei 25 casi registrati oggi in Abruzzo, 23 fanno riferimento a tracciamento di contatti di focolai o casi singoli già noti. Estendendo l'analisi ad una settimana fa, rispetto al 28 di agosto si registra un aumento di 128 unità del numero dei nuovi contagi da coronavirus, a fronte di un aumento di 40 unità di dimessi guariti. Nessun decesso, così che il dato resta fermo appunto a 472. Il numero degli attualmente positivi sale di 88, quello dei positivi in isolamento domiciliare ha un aumento di 95. Stabile il singolo caso di paziente ricoverato in terapia intensiva, mentre quelli non in terapia intensiva sono scesi di 7. Circa la distribuzione dei nuovi casi nelle province, impennata in quella aquilana che ha i principali focolai con un più 93. Seguono Pescara più 18, Chieti più 15 e Teramo più 5. Con l'avvio dei corsi di recupero è iniziato l'anno scolastico al liceo scientifico Galilei di Pescara. Rigorose le misure per il contenimento del Covid-19. Il servizio di Paolo Renzetti. Sono ripartiti i corsi di recupero, ci sono già i ragazzi all'interno della scuola, una ripartenza all'insegna della massima sicurezza. Per forza, siamo attenti agli spostamenti, ai movimenti, agli ingressi, alle uscite, alla registrazione di tutta la documentazione necessaria. E sono le prove generali di quello che accadrà il 24, quindi vogliamo vedere un attimino come funziona. Già da ieri, insomma, abbiamo iniziato con le prime attività nelle classi. Ovviamente sono classi ridotte, gruppi di ragazzi di diverse classi che vengono tenuti assieme da un insegnante e si iniziano a fare le prime lezioni di quello che non era stato completato, diciamo, durante l'anno scolastico scorso. Ieri è andata bene, oggi vedo che si lavora tranquillamente, non ci sono grossi problemi. È chiaro che ci prepariamo all'apertura ufficiale del 24. È stato un grande lavoro fatto durante tutta l'estate in collaborazione con gli enti locali. Abbiamo dei lavori importanti sull'altra sede di Via Vespucci, dove abbiamo ottenuto 19 aule molto grandi, perché qui ne abbiamo parecchie di classi numerose, e quindi si alterneranno i ragazzi in queste aule grandi, gli altri che riusciamo ad inserire nelle aule un po' più piccoline invece si divideranno tra Via Vespucci e Via Balilla. Il distanziamento è stata fatta, la misurazione attenta di ogni aula, con il distanziamento delle rime buccali, dell'aria dei 2 metri di distanza dal primo alunno dal docente, insomma, e quindi per ogni classe avremo una planimetria che dovrà essere rispettata, con segnali
segnaletica a terra e quindi nulla dovrà essere mosso da quella che sarà la disposizione dell'aula. Noi abbiamo predisposto un piano d'ingresso, quindi con il distanziamento e lo scaglionamento soprattutto per evitare assembramenti ai cancelli ed evitare la ressa al momento dell'accesso alle aule, però utilizzeremo anche tutte gli ingressi e le uscite disponibili, quindi insomma i ragazzi saranno spalmati su più punti dei quattro plessi, delle quattro sedi della nostra scuola, pertanto prevediamo che si possa evitare l'assembramento. Chiaramente lo scaglionamento ci aiuterà tanto, il ragazzo entrerà, avrà il regolamento che già abbiamo condiviso con il corpo docente, che le famiglie non solo leggeranno sul nostro sito, ma ci saranno anche dei momenti di condivisione, quindi verrà spiegato loro come si devono comportare. Chiaro che il punto di partenza è che tutti devono rispettare le regole essenziali, docenti, personale della scuola, ragazzi. Le famiglie devono collaborare, in questo abbiamo i documenti ministeriali sollecitano molto le famiglie alla collaborazione e abbiamo bisogno della collaborazione delle famiglie, perché la minima difficoltà ovviamente va risolta assieme. Quando parlo di collaborazione della famiglia, sapete bene che la normativa chiede la collaborazione della famiglia appunto nella misurazione della temperatura prima che il ragazzo esca di casa, quindi questo è indispensabile per agevolare le nostre operazioni. Per quanto riguarda la mascherina, c'è da distinguere la situazione statica e dinamica. La situazione ad oggi ci dice che in situazione statica con distanziamento di rime buccali di un metro si possono evitare le mascherine. Ogni movimento, minimo movimento che porti ad una situazione appunto di distanziamento non garantito, il ragazzo deve indossare la mascherina, quindi soprattutto all'inizio saremo molto attenti. Ed ora una notizia di cronaca appena giunta in redazione relativa all'omicidio della pittrice Renata Rapposelli, perché da pochissimo è uscita la sentenza. Ebbene, dopo una camera di consiglio di circa 3 ore, la Corte di Assise di Teramo ha condannato a 27 anni di carcere, 24 per omicidio e 3 per occultamento di cadavere, Simone Santoleri, e a 24 anni, di cui 21 per omicidio e 3 per occultamento di cadavere, il padre Giuseppe. La Corte li ha dunque ritenuti responsabili in primo grado dell'omicidio della pittrice teatina Renata Rapposelli, ex moglie di Giuseppe e madre di Simone. Ieri il PM Enrica Medori aveva chiesto la condanna all'ergastolo per Simone e a 24 anni per Giuseppe, entrambi accusati di omicidio volontario e soppressione di cadavere. Secondo l'accusa, i due imputati avrebbero ucciso la donna, arrivata a Giulianova, proprio per incontrare l'ex marito e il figlio, il 9 ottobre del 2017, al termine di un'accesa discussione per questioni economiche. A denunciare la scomparsa di Renata Rapposelli erano stati alcuni amici della donna, con il cadavere ritrovato diversi giorni dopo in una scarpata vicino al fiume Chienti nelle Marche. Simone e Giuseppe erano difesi dagli avvocati Gianluca Reitano, Gianluca Carradori e Alessandro Angelozzi. Incontro ieri a Palazzo Chigi tra il Premier Giuseppe Conte e il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsiglio, accompagnato dai sindaci del cratere sismico del centro Italia. All'uscita il Governatore ha anche lanciato la proposta fatta al Presidente del Consiglio. Vediamo il servizio. Beh, ci siamo confrontati in maniera franca, come era necessario, perché dopo 4 anni insomma, è inutile girare intorno ai problemi. Io ho sollevato la questione, che è almeno la quarta o la quinta volta, almeno in questa legislatura, dal decreto Gentiloni, che è stato l'esordio di questa legislatura, passando per lo sblocca cantieri, per il decreto sisma, in mezzo varie leggi di bilancio, insomma, dove tutte le volte si torna a mettere le mani sulle norme e non si arriva mai alla conclusione. Questo combinato disposto di semplificazioni e decreto agosto deve essere l'occasione, e purtroppo il testo dei decreti legge che arrivano in Parlamento è sempre troppo stitico, è sempre molto asfittico, bisogna sempre aggiungere molto, non si capisce bene chi le scriva queste norme, nonostante noi abbiamo messo come regioni e come comuni a disposizione i direttori degli uffici, che sono ormai dei monumentali competenze tecniche sulla ricostruzione, gente che da anni, anni, anni lavora su questo, che ha scritto le norme e le ha proposte tante volte all'unanimità, da destra a sinistra, passando per i sindaci, molti dei quali sono civici e non hanno colore politico, tutti condividiamo le stesse norme e non si capisce perché
il governo quando fa il decreto legge e il Parlamento quando lo deve trasformare non la vogliono scrivere. Io ho proposto di prendersi 48 ore perché non ne servono di più, tanto siamo tutti d'accordo sui contenuti, per mettere insieme i tecnici di queste quattro regioni, gli uffici speciali delle quattro regioni del Sisma Centro Italia, quelli dell'ANCI che rappresenta i comuni, cioè quelli che stanno in frontiera ogni giorno a applicare queste norme, che ci sanno dire come devono essere scritte perché funzionino. Bisogna fidarsi di queste competenze. Ho chiesto al Premier e al Commissario Legnini di fare questo lavoro e di cogliere questa ultima opportunità. Anche il sindaco di Teramo e presidente di ANCI Abruzzo, Gianguido D'Alberto, ha analizzato l'incontro col Premier, richiamando i vari livelli istituzionali ad una collaborazione che acceleri i tempi per una ricostruzione che sta fiaccando ancora di più i territori colpiti. Vediamo. Al termine dell'incontro dei sindaci dei comuni colpiti dal terremoto 2016-2017 con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il sindaco di Teramo e presidente ANCI Gianguido D'Alberto ha analizzato la riunione presa, dice, seppur tardivamente, consapevolezza della ricostruzione sostanzialmente ferma nei comuni colpiti dal terremoto. Ora bisogna avere coraggio e completare il quadro normativo necessario per ricostruire le nostre città. Dopo 4 anni in cui i sindaci sono rimasti inascoltati, ha detto, lo scenario è cambiato grazie soprattutto al lavoro del commissario alla ricostruzione Giovanni Legnini, che, assumendo il ruolo di commissario dei sindaci, per i sindaci ha finalmente messo in atto un'azione di sinergia tra tutti i livelli di governo. Questo patto, continua ad Alberto, deve tradursi subito nell'approvazione, attraverso il decreto semplificazioni in fase di conversione e il decreto rilancio 2, delle norme fondamentali mancanti. Parliamo dell'aumento e stabilizzazione del personale, proroga dello stato di emergenza, norme per la ricostruzione sociale ed economica, destinazione di parte del recovery fund alla ricostruzione e ulteriore accelerazione sulla ricostruzione pubblica. Sono trascorsi 4 anni, ancora dice D'Alberto, e adesso non c'è più tempo da perdere. Non è più accettabile affrontare una condizione di straordinaria eccezionalità con misure ordinarie. Non ci aspettiamo più promesse, ma impegni precisi, conferme e risposte immediate alle nostre richieste. Un nuovo percorso è stato finalmente avviato. Adesso va definito il pacchetto normativo per poter essere messi in condizione di far partire concretamente la ricostruzione in comuni che aspettano da troppo tempo. Non possiamo chiedere fiducia, conclude D'Alberto, collaborazione, speranza e responsabilità a un territorio stremato da 4 anni di attesa, se non c'è fiducia e collaborazione reciproca tra i livelli locali e centrali delle istituzioni. Non consentiremo più che si abusi della dignità dei nostri territori e dei nostri cittadini. I carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Pescara, coordinati dal tenente Giovanni Rolando, hanno denunciato in stato di libertà presso la Procura della Repubblica di Pescara 2 71enni residenti a Penne per il reato di ricettazione. I militari, dopo minuziose indagini, hanno trovato all'interno di un'abitazione di Penne, di proprietà dei conviventi denunciati, 2 dipinti realizzati con tecnica olio su tela, uno raffigurante scena biblica, l'altro raffigurante Madonna con Bambino e Santi. Entrambi di autore sconosciuto e realizzati nei primi del 600. Con la collaborazione dei carabinieri della tutela patrimonio culturale di Ancona si è risaliti alla provenienza dei dipinti trafugati nel febbraio del 2014 all'interno di una villa antica in provincia di Ancona e appartenuti ad una delle più antiche famiglie nobili europee, i principi di Stigliano, nobile casato di origini napoletane. Le indagini sono partite dopo la denuncia di furto presentata dalla moglie, ora defunta, di Don Landolfo XI, principe di Stagliano. Le opere sono state restituite alle 2 eredi della famiglia. E torna il volo per Milano-Linate dall'aeroporto d'Abruzzo. Dopo la sospensione del collegamento da parte della compagnia di bandiera Alitalia lo scorso mese di marzo a causa dell'emergenza Covid, dal prossimo 2 di ottobre infatti sarà possibile raggiungere lo storico scalo Meneghino dallo scalo abruzzese. Un volo in partenza dall'aeroporto d'Abruzzo 6 giorni a settimana. Si parte il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato da Pescara alle ore 7 del mattino,
con arrivo all'aeroporto di Linate alle 8.05. Rientro da Milano nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e domenica, con partenza da Linate alle ore 19 e rientro nel capoluogo adriatico alle ore 20.10. È con grande soddisfazione che annunciamo la ripresa di un collegamento strategico per le imprese e per il turismo della nostra regione, sottolinea il presidente della Saga Enrico Paolini, e per questo ringrazio anche i vertici regionali che insieme alla Saga hanno portato avanti questa delicata operazione di trattativa a livello nazionale. Collaboratrice scolastica di professione ma scrittrice di successo, Siria Evangelista, specializzata in libri didattici, ha pubblicato di recente testi per Amazon con le sue pubblicazioni tradotte anche in inglese. Vediamo. Siria Evangelista, nella vita di tutti i giorni collaboratrice scolastica, scrittrice per hobby con grande successo, pubblichi i libri di didattica scolastica per i ragazzi di tutte le scuole. Sì, io scrivo per tutti i bambini, dagli albi illustrati per le scuole elementari a scopo didattico, quindi coloro imparo in modo che il bambino può interagire con il testo scritto e quindi lavorarci ed imparare sia con la scrittura che senza scrittura. Come è nata questa passione per la scrittura? Per una persona che nella vita fa un altro lavoro comunque. Sì, faccio un lavoro pratico molto bello, lavoro alla De Cecco, però come passione ho la scrittura sin da ragazza, perché comunque sono laureata in materie letterarie, quindi ho scritto per un professore a Urbino, ho insegnato 10 anni all'Università di Urbino come assistente, sono stata come assistente e quindi diciamo che la scrittura fa parte di me, è una cosa che ho nella vita sempre. Libri di grande successo, anche perché tu pubblichi per Amazon, tra l'altro. Sì, sì, anzi, colgo l'occasione per dire che ho appena scritto un libro che mi rappresenta, che parla di me, della mia anima, che si intitola Volevo essere sindaco e si trova sia in ebook che in cartaceo, quindi è uscito proprio giovedì, quindi fresco fresco, si intitola Volevo essere sindaco. Tornando ai tuoi libri di didattica, in cosa soprattutto ti sei specializzata in questi anni? Mi sono specializzata soprattutto nelle tematiche dei bambini un po', diciamo, con difficoltà. Per esempio le favole di Claudia parlano di una bambina disabile che vive sulla sedia a rotelle tutti i giorni e quindi deve vivere molto nella fantasia, quindi lui come personaggio, volevo dire come protagonista, Luca, vive la quotidianità di Claudia sulla sedia a rotelle, quindi per far capire ai bambini quello che nella realtà esiste, le problematiche che esistono. Libri di Siria Evangelista che sono utilizzati in tutte le scuole del nostro paese, sì, tutta Italia. Sì, in tutta Italia e devo dire con grande orgoglio anche fuori. Ed ora lo sport, con il Pescara molto attivo sul mercato dopo Valdifiori, Seter, Omeonga e Riccardi. La società biancazzurra è vicinissima a Zampano ed è attenta soprattutto a dei profili molto interessanti che arrivano dalle giovanili di club di Serie A. In difesa piace molto Calafiori della Roma, anche in questo caso la trattativa è in un buono stato, e poi davanti attenzioni su Rauti del Torino. Jacopo Forcella. Pescara di Massimo Oddo versione 2.0 va già veloce, non in classifica perché per il campionato bisognerà ancora attendere, ma sul mercato la società biancazzurra, che per bocca del presidente Daniele Sebastiani aveva già blindato la posizione di Vincenzo Fiorillo dopo essersi assicurata Omeonga, Riccardi, aver riportato in riva all'Adriatico Francesco Zampano, non si ferma, perché se Valdifiori e Ceter erano già stati messi nella lista degli acquisti, la connection con la Roma potrebbe vedere anche una trattativa che riguarda il giovane difensore giallorosso Calafiori, classe 2002, sul quale però ci sono anche squadre della massima serie che potrebbero scavalcare il Delfino nella corsa al talento della Roma, che ha già esordito in Serie A contro la Juventus nel finale dello scorso torneo. In attesa di trovare il profilo ideale per completare il pacchetto arretrato, c'è anche l'idea di un ritorno di Riccardo Brosco, è stata momentaneamente congelata la trattativa che porterà Drudi alla Ternana. Affare che non pare essere in discussione, ma la società non vuole sguarnire completamente il reparto. Prima arriva un sostituto, poi Drudi sarà libero di raggiungere l'Umbria. Chi invece non dovrebbe rimanere in biancazzurro, a proposito di Juventus, sono Castanossa e Clemenza. I due non dovrebbero essere ceduti dalla società bianconera a quella del presidente Sebastiani, che evidentemente, qualora il passaggio definitivo non dovesse compiersi, potrebbe concentrarsi su altri obiettivi. Come ad esempio, seppur in un ruolo differente, può essere Nicola Rauti del Torino, 20 anni, fiuto del gol, in prestito al Monza nella scorsa stagione dalla sessione di mercato invernale in poi.
Anche Rauti è appetito da altre contendenti, ma al Delfino un attaccante serve, visto l'addio di Maniero e la necessità di trovare quelle reti che nel momento cruciale del torneo, dopo il lockdown, sarebbero servite come il pane per evitare la lunga agonia del play-out. Proprio Oddo, nella sua passata esperienza in biancazzurro, infatti, aveva ottenuto grandi risultati affidandosi alla vena realizzativa di Gianluca Lapadula, esploso nonostante all'inizio fosse cocco il colpo a sensazione davanti. È chiaro che per quanto riguarda Rauti si tratta di un prospetto interessante, ma quest'anno il Pescara davanti non può proprio sbagliare, ed è per questo che un pensierino è stato fatto anche su Federico Dionisi, in scadenza con il Frosinone nel 2021, società ciociara con la quale è stata già imbastita la trattativa Zampano. Probabile che nei discorsi che riguardavano l'esterno di difesa il Delfino abbia chiesto informazioni anche per l'attaccante classe 1987. Nella seconda uscita stagionale il Teramo è stato battuto 4-0 a Castel di Sangro dal Napoli nella partita che si è giocata nel tardo pomeriggio. Mattatore Osimhen, autore di una tripletta, la gara ha chiuso il ritiro in terra abruzzese della formazione partenopea. Vediamo. Al Patini di Castel di Sangro tocca al Teramo di Massimo Paci fare da sparring al Napoli nell'amichevole che chiude il ritiro in Abruzzo della squadra di Rino Gattuso contro i partenopei privi dei nazionali. Il Teramo ha fatto il possibile per non sfigurare e alla fine sono 4 le reti al passivo, con Osimhen tripletta di nuovo sugli scudi. Una tendinite tiene fuori Cancellotti e così Paci si affida ad un 4-2-3-1 nel quale conferma Diachité dal primo minuto, linea difensiva completata da Cristini, Piacentini e Tentardini, Viero e Arrigoni due mediani, Bombaggi, Ilari e Mungo a ridosso dell'unica punta Cianci. Schieramento speculare per il Napoli, nel quale le principali attenzioni sono sempre ovviamente per Osimhen, e l'attaccante nigeriano prelevato dal Lille strappa subito i primi applausi dopo appena 3 minuti, sbloccando il risultato sugli sviluppi di un'azione d'angolo che sorprende la difesa teramana. La torre di Lozano libera Osimhen per la zampata sotto porta facile facile. Il Teramo però reagisce poco prima del 10° minuto, una splendida palla d'esterno di Bombaggi mette Cianci davanti a Ospina, ma l'azione è fermata per un millimetrico fuorigioco. Subito dopo Koulibaly si distrae e Cianci ha un'altra opportunità, stavolta in posizione regolare, ma Ospina non si fa superare. Per Valentini invece nulla da fare al 13°, quando Lozano riceve da Politano e calcia forte sotto il 7. Imprendibile la botta delle Ciucchi per l'estremo teramano. Il Teramo fa quel che può contro un Napoli che, causa caldo e condizione approssimativa, va a strappi. Diachité e Bombaggi, quest'ultimo anche in ripiegamento, si fanno apprezzare per alcune giocate. Al 23°, prova Politano che va a fil di palo. Dopo un paio di minuti altra opportunità per Osimhen, poco incisivo, e Valentini può così neutralizzare. Non accade più nulla di rilevante fino alla fine del primo tempo. Nella ripresa ci sono Manolas per Luperto da una parte, Santoro per Viero dall'altra. Poco prima del quarto d'ora Paci cambia mezza squadra con Lewandowski, Soprano, Iotti, Costa Ferreira, Pinzauti e Lasic per Valentini, Cristini, Piacentini, Arrigoni, Iliari e Cianci, e il Teramo ha una sbandata. Neanche un minuto che Soprano sbaglia e Younes serve un pallone invitante per Osimhen che batte Lewandowski 3-0. L'attaccante nigeriano è scatenato, sfiora subito dopo il quarto gol e poi lo trova al 24° su assistenza di Politano, che non trova opposizione contro la rinnovata difesa biancorossa. Tripletta per Osimhen. 4 minuti dopo il Teramo si fa rivedere con lo scambio Pinzauti-Mungo e l'ex cosentino va vicino al gol. E l'ultima azione per Mungo, che lascia il campo in un'altra ondata data di cambi che porta gli innesti di Minelli, Birligea e Di Matteo. Non accade più nulla. Napoli batte Teramo 4-0. E l'Asso Calciatori, presieduta dall'avvocato Umberto Calcagno, minaccia lo sciopero per la prima giornata di Serie C. L'Associazione Italiana Calciatori, si legge in una nota, prende atto del silenzio e della mancata risposta da parte della Lega Pro alla richiesta di abolizione delle liste di giocatori utilizzabili nel campionato di Serie C stagione 2020-2021. Il risultato, già ampiamente sperimentato in passato, sarà un abbassamento del livello tecnico del campionato e dello spettacolo, e tutto questo è inaccettabile. L'Associazione Italiana Calciatori annuncia lo stato di agitazione per l'intera categoria dei calciatori tesserati per le società militanti nel campionato di Serie C, riservandosi, in caso di mancata soluzione delle tematiche evidenziate, di indire lo sciopero per la prima giornata di campionato. Non si è fatta attendere la replica del presidente della Lega Pro Ghirelli, che in alcuni passi di un lungo comunicato ha detto: l'Assemblea di Lega ha semplicemente votato un regolamento che, in particolare in questo momento di estrema difficoltà economica, ha l'obiettivo di contenere gli sprechi di denaro,
ma è allo stesso tempo assolutamente evidente che i calciatori che verranno inseriti nella lista saranno certamente i migliori sul mercato. Non avrebbe alcun senso un diverso scenario in un momento di estrema difficoltà come questo per il Paese, chiude Ghirelli. Non possiamo permetterci di aver ottenuto dal governo il credito d'imposta ed altre importanti misure per poi sperperare risorse finanziarie non necessarie. E chiudiamo con il ciclismo, brutta notizia per il mondo delle due ruote, Giulio Ciccone è risultato positivo al Covid-19 e dovrà dare forfè alla prossima Tirreno Adriatico che scatta lunedì. In dubbio anche il Mondiale di Imola e si spera che Ciccone possa partecipare al Giro d'Italia di ottobre. Vediamo. Anche Giulio Ciccone positivo al Covid-19. Una tegola per il ciclismo italiano e abruzzese a poche ore dall'inizio di una Tirreno Adriatico che il ciclista della Trek Segafredo avrebbe corso con ambizioni in preparazione al Mondiale di Imola di fine settembre e soprattutto del Giro d'Italia che scatta il prossimo 3 ottobre. Se per la Corsa Rosa ci sono ancora speranze concrete di vederlo allo start, per gli altri due appuntamenti invece sembra difficile, impossibile per la Corsa dei Due Mari. Il test è stato effettuato il 31 agosto. In conformità alle norme UCI in vista della partecipazione proprio alla Tirreno Adriatico. L'ultima corsa di Ciccone è stato il campionato italiano, dopo il quale ha raggiunto il ritiro in altura programmato con la sua squadra. L'ultimo contatto di Giulio con i compagni di squadra è avvenuto il 23 sera a cena, durante la quale, come prassi del team, è stato mantenuto il distanziamento sociale. Come tutti i membri della squadra presenti in ritiro, Ciccone ha soggiornato in una camera singola nell'ambito del protocollo Covid-19 all'interno della Trek Segafredo. Tutti i corridori e lo staff presenti hanno fatto dei test con tamponi all'arrivo. Tutti, compreso quello di Ciccone, erano risultati negativi. Nonostante il tampone negativo, però, a causa di sintomi di stanchezza evidenziati da Ciccone, lo staff medico ha preferito che il corridore tornasse a casa per seguire un programma di allenamento individuale e differente rispetto a quello previsto in ritiro. Nel test del 31 agosto, svolto in ottemperanza al regolamento dell'UCI, in vista della sua partecipazione alla Tirreno Adriatico, il test dei meno 6 giorni, Ciccone è risultato positivo al Covid-19. Lo stesso giorno sono stati testati anche i corridori e lo staff in ritiro, i cui esiti sono stati invece negativi. Un ulteriore test per corridori e staff è stato svolto ieri in conformità del regolamento UCI, test dei meno 3 giorni, per la loro partecipazione alla Tirreno Adriatico. Dunque forfè per Giulio Ciccone e un problema in più per la squadra di Nibali e per il commissario tecnico azzurro Davide Cassani, perché dopo il Laiguella di inizio anno, con il successo di Giulio, lo stop causa pandemia e la positività al virus attuale hanno intralciato quello che doveva essere l'anno della definitiva consacrazione del re del Mortirolo 2019 e della prima maglia gialla abruzzese ad un Tour de France. Torniamo al calcio prima della chiusura con una notizia anche questa giunta da poco in redazione. Parliamo di Serie D perché Massimo Govino non è più l'allenatore della Vastese, lo comunica la stessa società con una nota sui social. Il rapporto si è interrotto con Govino con una decisione arrivata di comune accordo. La società della Vastese dunque è al lavoro per l'individuazione della nuova guida tecnica. Con questa notizia chiudiamo questa edizione del TG6, ricordandovi che tutti i servizi che avete visto sono a disposizione on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Prossima edizione del nostro telegiornale alle ore 23. Grazie per l'attenzione, buona serata.